Vediamo in studio una funzione molto importante che è quella della sincronizzazione del calendario di Google. Andiamo innanzitutto nella sezione Impostazioni utente e andiamo nella scheda Impostazioni. Clicchiamo sull'icona di sincronizzazione Google per dare i permessi di sincronizzazione. All'avvio mi chiederà quindi di scegliere l'account di Google da sincronizzare. Clicchiamo su Consenti e chiudiamo appunto la nostra scheda. Si proporrà appunto la finestra di gestione account, selezioniamo il calendario che vogliamo sincronizzare e clicchiamo su OK. Una volta avuto appunto il check di spunta verde, possiamo accedere all'agenda appuntamenti. Nell'agenda appuntamenti non ci resta che cliccare sull'icona sincronizza appuntamenti. Ed ecco qui abbiamo tutti gli appuntamenti sincronizzati, possiamo andare a vedere per settimana, giorno, mese. Ovviamente si presenterà tutta la possibilità della lista di tutte le notifiche disponibili di tutti gli appuntamenti precedenti e successivi, elimina tutti e adesso vediamo come poter, per esempio, sincronizzare un nuovo appuntamento. Clicchiamo sull'appuntamento su una casella del calendario, scegliamo appunto il cliente che vogliamo andare ad associare con la relativa pratica e scegliamo appunto anche quello che è il titolo dell'appuntamento, appuntamento, tipologia dell'appuntamento, priorità, dove e descrizione. Fatto questo, possiamo scegliere anche la notifica eventualmente dell'appuntamento 10 minuti prima, clicchiamo su OK. Clicchiamo su sincronizza anche sul nostro calendario. Andiamo sul giorno di riferimento, eccola qui. Abbiamo appunto creato il nostro appuntamento.